Giornata no per la borsa USA, inflessione dell'1,08% sul Dow Jones. Sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il Nasdaq 100, che si ferma a 14.694,24 punti, ritracciando dell'1,84%. Tokyo mostra un frazionale ribasso dello 0,52% e archivia la seduta 32.402,4 punti. Ottima performance per Shenzhen, più 1,9%, che archivia la giornata a 10.170,8 punti. Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listing europei, colpiti da vendite sparse. Sottotono Francoforte che mostra una limatura dello 0,50%, piatta Londra, che tiene la parità, scivola Parigi, con un netto svantaggio dello 0,94%. Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto utility, che riporta una flessione di meno 1,19%. Rosso per Italgas, che sta segnando un calo del 2,14%. In Spagna annunciato il PIL, pari a 0,5%. In Regno Unito, pubblicate le vendite al dettaglio con valore pari a 0,4%. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito, previsto questo pomeriggio. Lunedì è in programma il dato sull'indice IFO della Germania.